Buonasera, benvenuti alla terza edizione del TG6 che apriamo con l'istituzione del Parco Marino Costa dei Trabocchi. Il Consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato all'unanimità l'istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi. L'area protetta sorgerà tra il confine nord del comune di San Vito Chietino e il confine sud del comune di Rocca San Giovanni. Si estende per 6 miglia marine nel tratto di mare prospiciente due centri del litorale frentano. L'ambiente marino, si legge nell'articolato, è caratterizzato dalla presenza di flora, vegetazione e fauna mediterranea di notevole interesse, da emergenze geologiche, geomorfologiche di interesse, dalla presenza dei trabocchi, già tutelati dalla legge regionale 93 del 1994. La gestione dell'area protetta è affidata ai comuni di San Vito e Rocca San Giovanni, che avranno 120 giorni di tempo per nominare gli organismi del parco. Per la gestione gli stessi comuni potranno avvalersi di associazioni di protezione ambientale, di società cooperative, delle università e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. All'interno del perimetro del parco, in ogni caso, saranno consentite le attività di pesca e il transito di natanti e piccole imbarcazioni. Per il 2015 è previsto un contributo regionale di 50.000 euro, mentre per gli anni successivi lo stesso sarà stabilito dal bilancio regionale. Il Consiglio ha approvato anche la deroga ai termini di pubblicazione sul Burat. La norma quindi entrerà in vigore già da domani. Ora invece andiamo a Teramo, perché oggi è stato omaggiato l'ex premier del Belgio. Si è svolta presso l'Università degli Studi di Teramo la cerimonia di consegna della laurea honoris causa in scienze politiche internazionali e delle amministrazioni all'ex primo ministro belga di origine abruzzesi Elio Di Rupo. Il servizio di Elisa Liuz. Per me è un momento d'emozione, perché pensa mia madre, ma mia madre è morta, non sapeva scrivere e leggere e mi ha sempre parlato in abruzzese. Noi parliamo in francese, ma lei è sempre in abruzzese, perché io ho perduto mio padre che aveva un anno e dunque è stata un'immigrazione molto difficile, ma con la mia madre e il sistema sociale belga abbiamo trovato delle soluzioni, ho potuto fare degli studi, ho potuto giocare un ruolo importante in Belgio, e questa riconoscenza è una riconoscenza per la mia madre e per i migranti italiani. Immigrazione, miseria, lotta e rinascita. La storia di Di Rupo si legge come un romanzo epico. I suoi genitori, contadini mezzadri, sono partiti da San Valentino in Abruzzo nel 1947 per andare nel Belgio a fuggire dalla povertà, come allora tante altre famiglie abruzzesi. Indicare l'onorevole Di Rupo come esempio per i nostri studenti è un esempio che vorremmo indicare con forza a loro, perché l'impegno di una vita spesa per l'affermazione di giustizia, di libertà, di giustizia sociale, di tolleranza, e ci piacciono enormemente. La situazione dell'immigrazione nell'Europa di oggi è cambiata tantissimo, forse anche molto in peggio rispetto agli anni passati, quella che poi ha vissuto lei. È vero, ma non c'è soluzione altre che di avere la collaborazione e la volontà di trovare soluzioni. Se rimaniamo in confronti, non c'è soluzione. E non è soluzione per gli italiani, per i belgi, non c'è soluzione per i migranti. Dunque abbiamo bisogno di integrare e da lavorare. Quello dipende non soltanto del governo
italiano, ma dipende piuttosto dall'Europa e dobbiamo lavorare a livello europeo perché abbiamo bisogno di crescita economica e noi abbiamo bisogno di un'Europa che dà più possibilità di crescita economica. Con l'immigrazione è meglio di lavorare insieme che di cercare i confronti, perché con i confronti non si va mai davanti. Ora torniamo a parlare della morte dei fratelli Timperio. Nessun rappresentante della provincia di Chieti ha partecipato questa mattina alla puntata di Mi Manda Rai 3, trasmissione che ha dedicato ampio spazio all'incidente in cui a ottobre dell'anno scorso morirono i fratelli Valentina e Pierpaolo Timperio, titolari del bar Italians in Viale Abruzzo a Chieti Scalo. L'auto dei due ragazzi, rispettivamente 23 e 27 anni, guidata da Valentina, finì contro la balaustra di un ponte sul fiume Fo, che non resse l'urto, facendo così precipitare la macchina nella scarpata e nel fiume. La mamma dei due giovani, Katia Paravia, poche settimane fa ha citato in giudizio la provincia, ente proprietario della strada, per non aver messo in sicurezza quel tratto. Infrastrutture, servizi e collegamenti al centro della visita del vice ministro Riccardo Nencini all'Aquila, ospite di un convegno dell'Istituto Urbanistico. A sorpresa arrivano anche le Iene che lo incalzano sul Jobs Act. Antonella Calcagni. L'Aquila sconta un isolamento da ormai mezzo secolo e si è cercato di fare di meglio, però adesso i tempi per pescare e per Roma sono ancora infiniti. Il master plan per il sud è un'opportunità. Il master plan è più che un'opportunità, però si possono fare cose anche prima del master plan. Il master plan prevede 15 accordi di programma, fra cui uno con l'Abruzzo, 95 miliardi per tutto il sud, a condizione però che si spenda molto bene e interamente un capitale in denaro nostro e dell'Unione Europea. Però contestualmente il miglioramento di una serie di fattori locali si possono fare. Delle città dell'Abruzzo ne vedo due in modo particolare, vedo il cuore del capoluogo, quindi l'Aquila, vedo la fascia costiera adriatica, su quella fascia ad esempio c'è la velocizzazione della Bologna-Lecce ferroviaria, la riduzione del tempo è di circa un'ora e quindi il collegamento sud-centro-nord adriatico subirà accelerazioni notevolissime. Stiamo seguendo con attenzione l'aeroporto di Pescara. Sull'Aquila ci sono finanziamenti notevolissimi con un sottosegretario che segue, la De Micheli, per la parte della ristrutturazione e il recupero integrale della città. Sì, che me la ricordo. La ricordo benissimo. Si ricorda bene? Certo me la ricordo. Tipo, complimenti. Grazie a lei e ai colleghi del suo gruppo, sta signora, che la mia benvenuta è Jobs Act. No, deve parlare. Nel senso opposto, perché l'hanno licenziata proprio parlare, perché... Deve parlare. L'avete licenziata proprio perché gennaio... Deve parlare. No, non è così. Deve parlare con il capogruppo che se ne è occupato. Io non ho firmato nessun contratto. Deve parlare con il... Anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini oggi è stato a Teramo per l'ultimo saluto ad Ernino D'Agostino. Vediamo. Amici, compagni di partito, ex avversari politici. Continua senza sosta il viavai di persone a Teramo per l'ultimo saluto ad Ernino D'Agostino, ex presidente della provincia di Teramo, scomparso ieri prematuramente. L'ultimo saluto oggi a Ernino D'Agostino, con quali sentimenti principalmente? Di grande commozione, di affetto, di ricordo di una persona straordinaria che ha dato tutto se stesso alla vita pubblica, alla collettività, all'impegno politico. A lui mi legavano rapporti di stima, di amicizia profonda, di comunanza, di militanza, e quindi insomma è un dolore fortissimo quello di oggi. La grande partecipazione è anche un segnale molto di vicinanza da parte di tutti. È un grande riconoscimento di un percorso di vita di cui lui e i suoi, ma tutti i cittadini, possono essere fieri. Fa pensare molto la sua fine, fa pensare sul fatto che non c'è tempo a volte per riprendersi il tempo che si è tolto alla famiglia. Credo che si possa dire che lui ha donato tutto ciò che aveva all'impegno politico e all'impegno pubblico in questa fase, che magari poteva restituire un po' alla sua famiglia dal punto di vista del tempo. Il tempo non c'è più. Cosa dire per fare in modo che lui si guadagni
per intero la memoria collettiva come la merita. Una persona sobria che tendeva a semplificare anche quando il problema era complesso, capace di mettere insieme persone anche di pensiero diverso, ha dedicato tutto se stesso all'impegno pubblico. Per questo è bene il ricordo che stiamo facendo e anche l'onoranza funebre che abbiamo contribuito ad attivare. Io ho voluto testimoniare la vicinanza della Regione perché la vicinanza ad uno stile di vita e anche ad una donazione di sé rispetto alle questioni collettive. Deciderà il GIP di Campobasso Libera Rinaldi il prossimo 7 dicembre se archiviare o meno il procedimento per abuso d'ufficio ai danni di 3 giudici di Chieti, Camillo Romandini, Alberto Iachini, Belisari e Nicola Valletta, che al momento risultano indagati. Il PM Molisano Lombardi ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Un cittadino di Rapino aveva sollevato un conflitto di interessi nei confronti dei 3 giudici del Tribunale di Chieti per una vicenda che riguardava una sentenza relativa ad un altro conflitto di interessi, allorquando l'allora presidente della FIRA, la finanziaria regionale Rocco Micucci, si presentò come candidato sindaco a Rapina alle elezioni del 2014, nelle quali risultò vincitore. Il collegio chietino aveva respinto il conflitto di interessi per Micucci e condannato alle spese legali il cittadino. E poi il Ministero dell'Interno, su richiesta della Prefettura di Gorizia, ha disposto il trasferimento di 50 richiedenti asilo di nazionalità pakistana e afghana al centro d'accoglienza di Gradisca di Sonso, a strutture in Abruzzo e in Umbria. Lo ha comunicato la stessa Prefettura isontina, specificando che il trasferimento è avvenuto stamani con una corriera scortata da una pattuglia della polizia. La situazione a Gorizia resta critica, con quasi un centinaio di arrivi nelle ultime 72 ore. E ora andiamo a Francavilla, pace fatta tra il PD e il sindaco Antonio Luciani, che alle prossime amministrative correrà ufficialmente per il Partito Democratico. Questa mattina l'incontro con il segretario regionale Marco Rapino a Palazzo di Città, il servizio di Paolo Renzetti. Segretario Rapino, al lavoro già per le prossime amministrative, un risultato importante però lo avete raggiunto, quello di recuperare un rapporto privilegiato con il sindaco uscente di Francavilla, Antonio Luciani. C'era stata una frattura, c'erano stati problemi, Luciani è ufficialmente il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni. Il Partito Democratico ha scelto di sostenere Antonio Luciani e io stesso in prima persona darò una mano per tutta la fase che riguarderà la composizione delle liste, la stesura del programma. Noi vogliamo esserci in prima persona come Partito Democratico, investendo su tutto il gruppo dirigente che c'è in questa amministrazione, perché Antonio Luciani è uno dei migliori sindaci del centro-sinistra che abbiamo avuto in questi anni. E riconosco nei suoi valori, nel suo programma, nelle sue proposte esattamente il PD che ho in mente, e quindi insieme anche al PD locale faremo in modo che questa scelta sarà quella giusta e verrà premiata dagli elettori. Non era possibile evitare tutto quello che è accaduto fra il PD e Luciani negli ultimi anni? Purtroppo in politica a volte si fanno errori, ma la politica serve appunto a mettere a posto gli errori fatti. Io sono qui per questo e voglio assolutamente recuperarli, sono convinto che in futuro non ne faremo più. Soddisfatto il PD di avere un candidato forte su Francavilla, crediamo soddisfatto anche Luciani per aver messo definitivamente da parte quelle polemiche. Sono molto soddisfatto anche perché non c'era il motivo, in verità un vero motivo del litigio. Nel merito le questioni non esistevano, questa amministrazione lo sanno tutti, è un'amministrazione di centrosinistra che ha fatto bene, è riconosciuto da tutte le parti il nostro impegno, la nostra dedizione a quello che facciamo, e quindi non si capiva il perché ci dovessimo essere separati in casa. Vediamo se in futuro deciderò addirittura di aderire a questo partito al quale mi sento e mi sono sempre sentito vicino, e quindi penso che tutto vada verso una soluzione ottima di questa vicenda. Attenzione invece al comune di L'Aquila, perché il sindaco Massimo Cialente caccia l'assessore De Santis dalla sua giunta. Venuto meno, ha detto il sindaco, il rapporto di fiducia. Sul banco degli imputati una dichiarazione di De Santis sui fannulloni, non detta in maggioranza ma in una conferenza stampa. Germana Dorazio.
Non è andata giù al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che le critiche sui fannulloni in comune fossero state mosse dall'assessore della sua stessa maggioranza. E così all'indomani il sindaco dell'Aquila ha ritirato le deleghe all'assessore dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis. C'è stata proprio ieri una conferenza stampa dell'IDV con a capo l'ormai ex assessore che diceva che per l'Italia dei Valori la misura era colma. O i dirigenti e i dipendenti fanno il proprio dovere o l'amministrazione ed il sindaco dovranno prendere misure adeguate come ruotare i responsabili dei settori o tagliare i premi di produzione. Non aveva fatto sconti l'ex assessore al bilancio del comune dell'Aquila, Lelio De Santis, che, pur riconoscendo la buona volontà e l'onestà di tanti dipendenti, si era scagliato contro quelli che di lavorare proprio non ne hanno voglia o lo fanno male. Ben vengano, aveva detto, le azioni della magistratura per fare chiarezza e pulizia, ma non si può per questo bloccare un comune che ha di fronte una sfida enorme come quella della ricostruzione, aveva detto l'ex assessore al bilancio, Lelio De Santis. In occasione della premiazione dei vincitori del premio Borsellino, a Pescara ha ospitato Don Aniello Manganiello, presidente del premio e dell'Associazione Liberi, ma soprattutto per tanti anni parroco di Scampia al servizio. Don Aniello Manganiello, si parla del premio Borsellino, si parla di lotta alla mafia. Lei tanti anni è stato parroco a Scampia e ha sul terreno, sul campo, lottato contro la mafia. Beh, certo, non solo ho lottato, ma soprattutto il mio obiettivo è stato quello, come lo è ancora adesso, di coinvolgere i cittadini, di coinvolgere la comunità ad acquisire l'importanza di una lotta alla criminalità organizzata, di fugare le paure, di mettere fuori gioco le paure che producono quella omertà che è scandalosa, che non favorisce poi il riscatto di un territorio come quello napoletano, come quello campano. Ma io mi sono messo in gioco, è fondamentale, no, per i cittadini avere dei punti di riferimento. Nel nostro gergo evangelico noi parliamo di testimoni, no? Di gente che si mette in gioco, che cerca di testimoniare il Vangelo con coraggio. E allora penso che questo può essere la strategia per contagiare altri. Basta che si converta uno, basta che uno abbandoni la strada della violenza, della prepotenza, della prevaricazione. Allora vuol dire che tanti altri possono cambiare nei nostri territori. La criminalità organizzata fa da ammortizzatore sociale. Se lei pensa che su 270 regioni della Comunità Economica Europea, non solo nazioni ma anche regioni, perché poi le nazioni, le ultime tre in ordine di carenza di produttività, di strutture industriali, di fabbriche, no? Sono la Campania, la Calabria e la Sicilia, dove maggiormente è radicato il crimine, la criminalità organizzata. Questo la dice lunga per un'assenza dello Stato che non dà una mano in questo. Ora ci spostiamo a Teramo, un sit-in di protesta questa mattina da parte di alcuni studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Comi, dopo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni di un possibile trasferimento dei ragazzi in altra sede. Il servizio. Restare nella struttura storica dell'Istituto Tecnico Vincenzo Comi è quello che innanzitutto chiedete, spieghiamo il perché. Allora, vogliamo rimanere in questa sede, in questa scuola, per delle motivazioni ben valide. Innanzitutto perché siamo stati un po' ingannati, perché ci hanno detto che comunque dovevano iniziare dei lavori, per cui dovevamo spostarci nella sede del Pascal. Veniamo a sapere dai giornali che i lavori forse inizieranno a giugno e che noi dobbiamo spostarci da questa sede per andare al Pascal, perché nel frattempo devono parcheggiarci un'altra sede che è il Braga, un conservatorio musicale. A noi questo non sta bene, perché dal momento che ci viene detto che dobbiamo spostarci per dei lavori, noi
tenendo molto l'istituto lo facciamo in maniera completa, ma dal momento che veniamo a sapere che l'istituto verrà occupato da un'altra scuola, lì l'istituto, compresi tutti gli alunni e tutti alcuni professori, sono d'accordo alla protesta. Quindi questo è quello che richiediamo noi. Noi continueremo in protesta e l'istituto è d'accordo con noi per far restare qui l'indirizzo turistico. Se non avremo risposte continueremo sicuramente senza dubbio la protesta, perché avere dei chiarimenti al riguardo è un nostro diritto. Dunque domani andremo anche alla provincia a richiedere un appuntamento per vedere se possiamo parlare comunque con chi di dovere e quindi che possa spiegarci la situazione, come realmente stanno i fatti. Perché giustamente da una parte ci dicono che questo istituto verrà chiuso per i lavori, solo per i lavori esclusivamente, e da un'altra parte ci dicono che invece è destinato ad accogliere un altro istituto. Dunque per fare chiarimenti su questa situazione, per fare chiarezza, abbiamo bisogno di spiegazioni. Quindi continueremo e porteremo avanti la protesta. Una vita per l'arte. Il Laurum ospiterà in questi giorni la mostra del pittore e scultore pescarese Vincenzo Di Fiore. Vediamo. Siamo al Laurum a Pescara con Vincenzo Di Fiore per questa mostra, l'ennesima, il surrealismo, un palcoscenico importante, Laurum, per una mostra importante. Come è nata innanzitutto, signor Di Fiore, questa passione per la pittura? Beh, è nata da quando ero bambino, che non ho fatto altro che disegnare per terra. Con il carbone, con le cose, l'ingrossazione dei muri, queste cose qua. E non l'ho mai smesso, perché a me piace, perché per me è un amore, è piuttosto una malattia. Poi lavoro anche la pietra della Maiella e ci tengo di più. Parliamo di questa mostra in particolare, parliamo di surrealismo. Vogliamo spiegare in due parole cos'è il surrealismo? Il surrealismo è un'immaginazione, io immagino delle cose e poi avendo questa passione, a me piace tutto, mi piace tutta la gente, cioè io sono libero come carattere e allora tutta questa mia libertà lo metto sulle tele. Una bella soddisfazione per chiudere e fare una mostra all'Aurum di Pescara, che è un gioiello di questa città. È un gioiello perché basta vedere soltanto il locale, come fate, la grande, ampio, luminoso, e poi l'importanza che ha l'Aurum per l'arte. Ma non ci sono, io non sono una persona colta, però vedo che adesso si sta facendo anche una cosa su D'Annunzio e compagnia, niente a che vedere con me che si deve inviare. Però dalla mia vita alla vostra, il titolo della mostra su Don Luigi Giussani organizzata dal Comunione e Liberazione di Teramo. Vediamo. La mostra dal 4 al 10 novembre sarà nel Salone Parrocchiale della Chiesa di San Pietro a Giuliano Valido e sarà esposta dalle 18.30 alle 22.30 tutti i giorni. Invece domenica 8 sarà tutto il giorno possibile visitarla con visite guidate. La figura di Giussani è una figura straordinariamente attuale perché è un uomo che ha vissuto nel nostro tempo, ha attraversato gli ultimi 50 anni di storia del nostro paese. Ne ha vissuto tutti i drammi, le attese, le incertezze e il desiderio di cambiamento. L'11 novembre sarà in cattedrale, ci sarà un momento pubblico di presentazione con Don Eugenio Nembrini, che è uno dei responsabili del movimento a livello nazionale, ed è una forma, abbiamo fatto una forma pubblica per far emergere come oggi è ancora vivo e ci raggiunge attraverso l'esperienza di GL, di Giussani. Se c'è in qualcuno ancora questa eccezionale verità di incontro e di bellezza che suscita interesse, attrazione, toccherà chiunque è disponibile ad aprirsi. Giussani continua ad essere un punto di riferimento per come ha iniziato il movimento studentesco e poi dal movimento studentesco fino ad arrivare a delle forme di consacrazione di vita non solo per sacerdoti ma anche per laici. E questo è un cammino di chiesa molto importante, attualissimo, anche a livello della testimonianza nella vita non solo ecclesiale, ma anche sociale e politica. Per cui chiediamo, riproponiamo il significato di questo messaggio e attraverso, ripercorrendo le tappe della vita di Monsignor Giussani.
Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B. I biancazzurri sono già al lavoro per la sfida di sabato all'Adriatico con la Ternana. Torneranno in campo Mandragora e Verri dopo il turno di riposo di Novara. In difesa è difficile il recupero di Campagnaro. Memusciai squalificato il servizio. È stata una partita difficile, anche perché si giocava su ritmi alti, soprattutto sull'agonismo. Ecco, non era una partita tecnica come noi desideriamo, però è andata così. Ci è mancato qualcosa in più per portare quell'episodio dalla parte nostra, che invece è accaduto a loro. E dopo aver subito il gol abbiamo fatto bene, ma potevamo farlo dall'inizio. Ma questo, diciamo, che è una sconfitta che ci aiuterà a crescere, quindi già contro la Ternana daremo tutto per vincere. Ma era una partita strana, perché si giocava molto sulle seconde palle e spesso loro arrivavano sempre prima, e quindi di solito in queste partite la squadra che arriva sempre prima su questi episodi alla fine la porta a vincere. Però, diciamo, ecco, è stata una partita che ci deve insegnare, e lo dobbiamo prendere come una partita che la possiamo risfruttare in avanti poi. Ma io penso che questa squadra è fortissima, e non solo gli 11 titolari, perché alla fine non ci sono, perché il mister cambia molto, cambia spesso e fa entrare sempre anche giocatori diversi, quindi credo che possono giocare tutti i titolari. Non c'è bisogno che si ferma il campionato perché io, Rolli o magari Memusciai andiamo in nazionale. Ci sono anche altri centrocampisti, anche in altri ruoli dove ci sono grandi giocatori, quindi non ce n'è bisogno. Questa è stata, diciamo, una partita in cui è andata così, ci sta. Quindi pensiamo subito alla prossima, poi noi andremo anche in nazionale, ma sono sicuro che faremo bene anche a Com. L'abbiamo visto che quando squadre di certo livello magari vengono qui a Pescara per difendersi e ripartire, come con la Pro Vercelli, poi siamo stati bravi a sbloccarla, però vengono qui e si difendono. Poi è anche una squadra molto, molto difficile da affrontare, noi la stiamo preparando con il piede giusto, quindi penso che faremo bene. Domenica trasferta insidiosa per la Virtus Lanciano nel posticipo della 12ª giornata contro il Perugia. In dubbio la presenza tra i pali del portiere Aridità, le prese con guai muscolari, e ora invece le parole del tecnico Roberto D'Aversa. È chiaro che nel momento in cui la si legge questa notizia il piacere non ha fatto, però credo che anche da alcuni aspetti negativi ci si può trarre vantaggio, e penso che il carattere di una persona, di un gruppo, di una squadra, e passa anche per dei momenti di difficoltà, quindi dobbiamo cercare di sfruttare il positivo in una cosa negativa, cercare di compattarci. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, di andare avanti, ma questo lo sapevamo già dall'inizio del campionato, e io non volevo essere assolutamente un negativo, un pessimista. Tutti quanti noi sappiamo a che campionato andiamo incontro. È chiaro che dobbiamo fare di tutto per vincere le partite. Sono convinto che se continuiamo come stiamo facendo a livello di prestazioni, prima o poi i risultati verranno. Saranno sempre vittorie di sofferenza, ma di questo ne siamo tutti consapevoli. Si vuol pensare che magari la posizione di classifica o i risultati dipendono tutti dall'allenatore. Io purtroppo non verrò mai qui a dirvi che con questo gruppo, con questa squadra, posso portarli in questo momento a fare un campionato di vertice o di playoff, perché vendere fumo. Io come allenatore non firmo mai di partenza per un pareggio. È chiaro che si va a giocare fuori casa, una squadra comunque forte come il Perugia, che ha delle difficoltà comunque a concretizzare, a far gol, ma è una delle migliori difese, quindi sicuramente non è una partita facile, ma di partenza mai partire con l'aspetto mentale di cercare di andare sul punto, assolutamente no. L'obiettivo iniziale è sempre quello di cercare di fare il massimo possibile. Ma io penso che le tifosi mi debbano dimostrare alla squadra l'attaccamento, perché in tutte le partite hanno sempre fatto quello che dovevano fare, quindi c'è bisogno di rimanere tutti compatti e tirare tutti quanti dalla stessa parte. Confermarsi nel fortino del Bonolis, è questo l'obiettivo per i biancorossi, che domenica riceveranno la visita dell'Arezzo. Intanto il difensore Davide Vitturini è stato convocato nella nazionale Under 19. Ai nostri microfoni adesso ascoltiamo Tommaso Dorazio.
Ci stiamo compattando ancora come squadra, quindi ci sta purtroppo, ci sta dicendo male che subiamo subito, andiamo subito in svantaggio, ma secondo me è solo questione di tempo, perché noi ogni settimana lavoriamo per migliorarci e penso che pian piano verremo fuori anche da questa situazione. Ah, diciamo che io sono nato come terzino, e quindi l'ha sempre fatto tutta la fascia, non il tutta fascia, però mi sono sempre trovato bene sulla fascia. E naturalmente questo è il ruolo nuovo per me perché, come hai detto tu, mi trovo a fare tutta la fascia, però pian piano mi sto adattando bene e non mi dispiace come ruolo. Ma quest'anno probabilmente col fatto che ho più spinta, arrivo più sul fondo e più in avanti, potrei avere qualche possibilità in più. L'anno scorso, ho avuto 4 occasioni, cioè non ho mai tirato più di 4 volte in porta, 4 gol ho fatto, quindi sono stato anche fortunato, però dice, l'importante è trovarci di là. L'Arezzo è sicuramente una buona squadra e avendo avuto un percorso non facile, diciamo che non sta facendo benissimo, poteva fare di meglio. E naturalmente noi sappiamo che non sarà una partita facile domenica. E che voto dai al Teramo, che ha giocato 9 gare un po' più di un mese? Voto. Un 6,5, no? Perché venendo, ti ripeto, una situazione come per chi è rimasto da quest'estate, psicologicamente non è stata facile. Poi il fatto che abbiamo dovuto giocare tutte queste partite in un mese, quindi voglio dire, venirne fuori non è mai facile. Ma non è una scusante, però voglio dire che non è mai facile. Stadio Angelini impraticabile, arriva la comunicazione ufficiale della società. La società comunica che la volontà di andare a giocare allo stadio comunale di Ortona è generata dal fatto che il campo dell'Angelini sia impraticabile vista l'immobilità delle istituzioni. Ci auspichiamo di poter concludere una convenzione ad hoc con il comune per poter gestire nel migliore dei modi lo stadio. Teniamo a precisare che la sconfitta maturata contro il Matelica non ha nulla a che vedere con le condizioni del campo. Siamo a conoscenza peraltro che la squadra femminile del Chieti giocherà domenica 8 novembre 2015 sul campo dell'Angelini in virtù di un contratto stipulato con la passata gestione Bellia, cosa che ci sembra fuori luogo e ingiusta. Chiediamo scusa a tutti i tifosi per il disagio causato da questa nostra decisione, della quale non siamo responsabili. Chiediamo scusa agli sponsor che ci supportano sempre. Domenica 8 novembre a Controguerra si svolgerà la 19ª corsa di San Martino, la gara podistica che conta più di 3.000 partecipanti. Vediamo. La corsa di San Martino, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, mira a battere ogni record di partecipazione. Ormai la manifestazione non conosce più confini perché, oltre ad essere un appuntamento sportivo, è anche un momento di turismo, riuscendo a portare ogni anno in questo piccolo paese più di 3.500 podisti. L'appuntamento è fissato per domenica 8 novembre a Controguerra. Sì, noi dobbiamo conciliare agricoltura, territorio, sport, turismo, natura. E la manifestazione di domenica che si terrà a Controguerra con oltre 4.000 podisti che arrivano non solo dalla nostra regione ma soprattutto dall'Italia e dal mondo parteciperanno a questo evento così particolare che coinvolge un territorio intero e si promuove attraverso i prodotti enogastronomici, attraverso la propria storia, le proprie tradizioni, i centri storici, le visite guidate ad Atri e a Civitella del Tronto, una comunità che si rende protagonista del nostro territorio al 100%. La manifestazione vedrà la partecipazione di grandi nomi del panorama internazionale del podismo, un risultato che relega la competizione tra le più in vista del territorio abruzzese. Protagonisti molto importanti di livello internazionale, ci sono keniani come Rasur Kirkir, come Rono Julius che è il detentore del record della Corsa di San Martino, atleti marocchini come Zain, come Lamiri, insomma atleti soprattutto anche di livello internazionale dal punto di vista italiano perché avremo la presenza di Caimi, Cursi, Rutigliano, tre quarti della nazionale della 100 km che si è distinta circa un mese e mezzo fa ai campionati del mondo in Olanda e saranno presenti Herman Heckmüller, Paolo Bravi, Marina Zanardi, Tiziana Pignatelli, un parterre veramente eccezionale. E con lo sport, come sempre, concludiamo il nostro appuntamento con l'informazione che torna domani nella prima edizione, quella delle 14. Buonanotte.